All'indomani dell'ordinanza del Consiglio di Stato che ha respinto l'appello contro la sentenza del TAR sull'esito elettorale del 2010 e in attesa di conoscerne le motivazioni, la conferenza dei capigruppo ha stabilito di procedere in commissione all'esame degli atti indifferibili e urgenti, senza per il momento convocare sedute d'aula. 3.000 studenti di 75 scuole medie superiori del Piemonte, seguiti da 133 insegnanti, si sono cimentati sui tre temi proposti quest'anno per la 30ª edizione del concorso Diventiamo cittadini europei, bandito dalla Consulta europea regionale. Nell'aula consiliare di Palazzo Lascari si è svolta la celebrazione dei 150 anni della caserma Cernaia di Torino, dove attualmente vi è una scuola allievi carabinieri. Gli interventi degli studiosi su tradizione militare, storia della caserma Cernaia e il genio militare piemontese nell'Ottocento. Alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino si è svolto il laboratorio per bambini Il libro dei piccoli ornitologi, in occasione della mostra A General Synopsis of Birds, promossa dal Consiglio regionale. Su questo tema seguono tre conferenze dell'esperto ornitologo Claudio Pulcher. L'Associazione per il Tibet e per i diritti umani del Consiglio regionale ha approvato il programma per il 2014. Tra i grandi filoni, il tema delle primavere arabe, la coesistenza religiosa di cristiani, islamici ed ebrei e l'appoggio ai governi democratici in esilio del Tibet e dell'Iran. Dall'inizio della legislatura al 31 dicembre 2013 sono stati presentati in Consiglio regionale 1.159 ordini del giorno, la maggior parte dei quali, 342 approvati, 252 respinti, 106 ritirati e passata al vaglio dell'Aula e delle commissioni.